Salve, sono di nuovo io. Sì, ormai sono di casa anche io. Ho un altro piccolo dubbio. L'altro giorno tornavo dalla montagna. Sapete com'è in montagna, tornanti, curve. Beh, stavo guidando su, giù, continuamente, destra, sinistra. Quando all'improvviso sento sbatacchiare in modo forsennato nel mio bagagliaio e penso, ecco, qualcuno si è nascosto nel mio bagagliaio approfittando del mio passaggio per arrivare a valle. Perciò fermo la macchina, un po' spaventata, lo confesso, apro il bagagliaio e dentro ci trovo una scatola. Una scatola rossa. Da dove è saltata fuori? Cosa contiene? Che ci fa nel mio bagagliaio? È lecito pensare che il tuo dubbio sorga spontaneo, anche se a questo punto viene in mente una domanda anche a me. Hai provato ad aprirla, la confezione, per vederne il contenuto? Certo, l'ho aperta e ci ho trovato dentro dei pezzi rossi luccicanti. Pezzi rossi luccicanti che evidentemente fanno parte del kit di montaggio del triangolo di emergenza, una dotazione appunto presente all'interno del veicolo che risulta utile nel momento in cui l'auto stessa rimanga in avaria nella carreggiata e quindi occupando la sede stradale, per utilizzarlo in maniera tale da segnalare la presenza del tuo veicolo statico all'interno della corsia stessa e di conseguenza evitare un grave incidente in cui chi ti segue può non vedere la tua auto ferma e di conseguenza tamponarti. Ed ora che mi ci fai pensare, nel cruscotto della mia auto è presente un giubbotto arancione fosforescente con delle strisce grigie. Ora, anche questo fa parte della dotazione o devo salvare delle vite umane? No. Non devi salvare nessuna vita umana, a parte la tua. Infatti questa fa parte proprio di un kit di emergenza che risulta necessario utilizzare nel momento in cui devi scendere dal veicolo dopo che lo stesso è rimasto in avaria e di conseguenza devi renderti visibile nelle ore notturne in cui chiaramente la tua figura non risulterebbe immediatamente labile, ma in questo caso chiaramente illuminata dai fari riusciresti a riflettere la luce e conseguentemente essere vista dagli altri automobilisti senza incorrere nel rischio di essere investita. Perciò tutta questa dotazione è obbligatoria? Questa dotazione sì, è obbligatoria. Per la legge italiana e quindi di conseguenza per il codice della strada, il triangolo di emergenza e il giubbetto catarifrangente sono obbligatori e vanno utilizzati in tutti quei casi in cui appunto il veicolo rimane in panne all'interno della carreggiata. Nella fattispecie il triangolo di emergenza deve essere disposto ad una distanza minima di 50 metri dal veicolo in panne e possibilmente il consiglio che diamo noi è chiaramente anche di più se ad esempio lo stesso si trova dietro una curva o comunque sia in una condizione in cui non è di facile individuazione. Quindi esistono anche altre dotazioni obbligatorie? No, come dotazioni obbligatorie questo è quanto. Sul territorio italiano, tranne il giubbotto catarifrangente e il triangolo, non c'è altro. Quello che però noi consigliamo è che spesso e volentieri all'interno delle nostre auto è presente o uno pneumatico di scorta o comunque sia un kit di riparazione di gonfiaggio che permette di proseguire la marcia fino al gommista più vicino e di conseguenza far riparare o sostituire lo pneumatico danneggiato. In questo caso è ottimale, prima di mettersi in viaggio appunto per una destinazione che sia a lunga distanza, di controllare sia la pressione di gonfiaggio nel caso in cui abbiamo una gomma di riserva, sia chiaramente la data di scadenza del kit di gonfiaggio nel caso in cui abbiamo optato per questa soluzione, noi o il costruttore. Dal momento che è passata appunto questa data, il kit potrebbe non essere più valido e di conseguenza saremmo costretti a chiamare un carro attrezzi. E a proposito della data, la dotazione, specialmente il triangolo, ha una data di scadenza? No, né il giubbetto né il triangolo hanno una data di scadenza, infatti nel caso in cui non vengano smarriti o vadano incontro a furto, seguono il veicolo per tutta la durata della sua vita fondamentalmente. Come al solito non ho parole, loro sanno tutto e risolvono qualsiasi cosa, perciò tornerò per tutti i miei problemi ancora. I tuoi complimenti sicuramente ci lusingano, torna pure quando vuoi o quando ne senti il bisogno e noi ci rivediamo nella prossima puntata di Ti aggiusto io.